Pomeriggio piacevole e ottima presenza di pubblico per un derby che non ha deluso le aspettative. Un tempo per parte, ma tre punti fondamentali che vanno all'Alba Adriatica che oggi al Comunale di Nereto è riuscita ad accaparrarsi l'intera posta in palio ai danni dei ragazzi di Mister De Feudis. Arbitro della gara, il signor Simone D'Incecco di Perugia. Per vedere la prima azione pericolosa dobbiamo però aspettare il quindicesimo, quando da questo calcio d'angolo di Calderaro Florin pincorna ma non c'entra la porta. Rispondono gli ospiti con questa azione Giambè Capocasa. Il tiro di quest'ultimo finisce fuori. Al 23esimo il Nereto passa. Su angolo di Calderaro è bravo Tarquini a metterla dentro. Al 37esimo i padroni di casa trovano il raddoppio approfittando di una leggerezza difensiva. La palla arriva sui piedi di Antonacci che si libera bene e fa partire un gran tiro a cui Petrini niente può. Nel finale di primo tempo l'Alba cerca di reagire con questa bella azione dalla destra di Giambè che la mette dentro in aria ma Miani in ritardo e spreca una buona occasione. Si va a riposo con gli uomini di Mister De Feudis avanti di due gol. Ricomincia in avanti il Nereto che su punizione di Calderaro si rende pericoloso, ma Petrini è bravo e tiene gioco i suoi. Sull'angolo successivo palla buona sui piedi di Cerasi che si coordina e fa partire un tiro che però finisce fuori bersaglio. Al decimo gli albensi trovano il gol con Giambè che raccoglie di testa l'assist di Capocasa e mette in rete il pallone del 2-1. I padroni di casa non ci stanno e reagiscono con questa punizione di Lazzarin, fuori di poco. Al 33esimo l'episodio che cambia le sorti dell'incontro. Doppio giallo ed espulsione per Tarquini che lascia i suoi in 10. Prova subito ad approfittarne l'Alba, ma il tiro di Di Nicola finisce alto di poco. Ma il Nereto, nonostante l'inferiorità numerica, ha l'occasione buona per chiudere la partita. Azione caparbia di Di Eleuterio che mette sui piedi di Lazzarini la palla del 3-1, ma l'attaccante spreca così. Da gol sbagliato a gol subito. La legge del calcio non risparmia il Nereto, che al 41esimo si fa raggiungere da Capocasa. Partita finita, ma che? L'Alba Adriatica ci crede e cerca il sorpasso, prima con questa azione Miani-Giambè e poi in pieno recupero trova il gol vittoria con Miani, che al limite dell'area aggancia e fa partire un gran tiro che trafigge l'incolpevole di Giuseppe. Il Nereto prova a raggiungere il pareggio con questo tiro poco preciso di Sorci dalla distanza, che chiude la partita e spegne l'entusiasmo di una tifoseria che per tutti i 90 minuti di gioco non ha mai fatto mancare il suo calore. Festeggia invece l'Alba che conquista 3 punti d'oro, mantiene la quarta posizione in classifica e domenica si appresta a ricevere in casa la capolista Chieti. È stata una partita da due volte, diciamo che dopo essere rimasti in 10 noi siamo andati in netta difficoltà e poi merito dell'Alba Adriatica, ma noi siamo un pochino pure calati alla distanza, ma dopo un'ora ad alti livelli ci dimentichiamo che l'Alba Adriatica è 15 risultati che non perde, quindi noi l'avevamo messa in serie difficoltà e se si va ad analizzare la partita avendo sbagliato il 3-1 poi alla fine. Diciamo che forse il pareggio sarebbe stato più giusto. Sì, siamo andati sotto di due gol, non abbiamo avuto un buon approccio con la partita. Poi il mister è stato bravo a dare i giusti correttivi tra il primo e il secondo tempo e anche con un po' di fortuna siamo riusciti a vincere la partita.